Francesco Diaco, colonna portante dell'FD Scavi e Costruzioni. Questa sera un momento importante, un momento carico di emozione ma anche di soddisfazione, perché è l'inaugurazione della nuova sede in pieno centro a Favria, in via San Pietro 28. Franco, qual è appunto l'emozione che provi e la soddisfazione, perché significa che ancora una volta la vostra azienda allarga i propri orizzonti e dà nuovi servizi? Allora, l'emozione è tanta, guardo verso il cielo e ho sempre la mia stella nel cielo. E vi dico con molta soddisfazione siamo arrivati a questa sera, ancora qualcosetta a livello burocratico da mettere a posto, ma lo faremo nei prossimi giorni, così poi ci mettiamo a operare direttamente col pubblico. Comunque la gente risponde già. Tra l'altro la soddisfazione è anche doppia, perché la vostra azienda è un'azienda familiare in tutti i sensi, nel senso che c'è la famiglia coinvolta, ma anche con i collaboratori, col team che collabora da te, con te, che lavora da anni con te, si è instaurato un rapporto eccezionale. Guarda, dietro, come si suol dire, un grande imprenditore ci deve essere un gran team. Io posso ritenermi fortunato perché ho dei bravi ragazzi. Io cerco di comportarmi al meglio possibile con loro e loro comunque rispondono alla grande. Servizi sempre maggiori, servizi che si ampliano. Quali sono tra l'altro anche quelli nuovi che andrete a dare? Perché oltre a quello classico che ormai l'FD Scavi e Costruzioni garantisce da anni, ci saranno anche delle novità. Ma noi siamo un'impresa a 360 gradi. Diamo dei servizi dal pubblico al civile all'industriale. Abbiamo cercato di ampliare un po' il parco macchine. Adesso da quest'anno abbiamo anche un bel lavoro sul Soana e con molta soddisfazione operiamo anche, abbiamo un'opera di disavio in corso dal quale ho già avuto l'affidamento. Infine ti chiedo, l'azienda si avvicina ai 20 anni di vita, 20 anni passati sempre facendo un passo avanti, adesso qual sarà il prossimo? Il mio obiettivo è di crescere sempre di più, dare sempre più posti di lavoro alle persone e adesso il mio prossimo obiettivo è di acquistare un capannone qua nelle zone limitrofe e ci stiamo già lavorando. Party, don't you?